buongiorno a tutti. Io ho fatto, giusto per spiegarmi un po' il mio percorso, comunque ho fatto un piccolo schema di quelli che sono stati i miei 10 anni, sia dal punto di vista universitario, che sono quel puntino giallo. Quindi universitario entro nel Politecnico, la mia prima esperienza lavorativa all'Eftloft, che si è intrecciata con il percorso appunto di studi, e l'arrivo poi nel 2008 al Sole 24 Ore. Non mi perdo in tutti, vabbè, questi intrecci tra progetti, persone che comunque mi hanno un po' formato, comunque tra le esperienze che ho avuto. Un punto interessante è stata la mia tesi di laurea, che è arrivata a culmine di un percorso universitario e soprattutto ha raccontato un po' quelle che sono state alcune mie esperienze professionali vissute all'interno di redazioni. E dove mi sono accorto, dove ho comunque raccontato come potrebbe essere importante inserire il design, la figura del designer, quindi quello che proponevo era un piccolo cambiamento di paradigma all'interno delle redazioni. E con l'arrivo al Sole 24 Ore e a IL, mi sono accorto come il ripensamento, cioè questo redesign che io comunque teorizzavo, che era più che ridisegno, era un riprogetto e un ripensamento dei processi all'interno delle redazioni, quindi qui la figura del designer che si inseriva in questo processo creativo e proponendo anche soluzioni che comunque potevano affrontare la crisi dell'editoria che stava un po' iniziando in quegli anni. Ecco, a IL, un po' quasi magicamente, si sono realizzate alcune di queste condizioni. Innanzitutto a livello dei processi, e qui la visione è stata quella del direttore Walter Mariotti, che fin dall'inizio ha creato una redazione giovane, snella e soprattutto ha avuto la consapevolezza di abbandonare quello che è un po' il paradigma classico, verticale e gerarchizzato delle redazioni per abbracciare quella che lui chiama una gerarchia più funzionale, quindi dove c'è una maggiore orizzontalità, c'è una maggiore cooperazione di tutti i vari attori nel processo creativo del giornale. E dove il modus operandi del designer e del design comunque viene preso in considerazione, in notevole considerazione. Quello che dicevamo soluzioni, nella mia tesi comunque proponevo diversi aspetti, diverse soluzioni. Una cosa in cui credevo e su cui comunque avevo investito sia grazie ai soci dello studio Left Loft, quindi sia nel mio primo percorso professionale, e ho trovato spazio e l'opportunità di spingerlo ancora di più a IL, è stata l'infografica. Quindi scrivere non basta più. Scrivere non basta più vuol dire che comunque, diciamo, la tecnologia della parola sta subendo un po' una ristrutturazione in questo periodo. Quindi stiamo ritornando a combinare linguaggi e combinare linguaggi per aumentare la compressione. Quindi l'infografica, fin dall'inizio abbiamo cercato di spingere queste doppie infografiche e l'abbiamo fatto perché volevamo raccontare trovare un'alternativa per raccontare le storie giornalistiche in maniera diversa a quella lineare del testo. Quindi la realizzazione di queste pagine che mixano grafica e giornalismo, quindi mixano quella che è la rappresentazione e l'interpretazione della notizia, combinando dati, illustrazioni, numeri e a volte anche testo. Quindi abbiamo visto un percorso da pagine più astratte, siamo arrivati anche a pagine dove l'illustrazione è predominante, come questo esempio sulle api, non le misure introdotte in Europa per limitare l'estinzione delle api. Quindi dicevo, infografica che si applicava un po' a tutti i livelli del giornale, quindi in queste doppie pagine, ma anche abbiamo spinto l'infografica all'interno della cover story, come ad esempio questa mappa sull'export cinese, oppure in tutti i nuovi moduli, nuove sezioni che si creavano nel giornale. Diciamo che una forza di IL è stata quella di reinventarsi sempre, quindi cercare di creare sempre nuovi moduli, nuove sezioni, proporre anche nuove idee per raccontare delle notizie e mixare sempre anche i linguaggi. Quindi magari, ad esempio, in questa piccola guida per principianti, dove si diceva il VC per principianti, il testo era un testo filosofico molto profondo e quindi c'era il mix di linguaggi, quindi la rappresentazione di come funziona un VC con un testo di filosofia. Altri moduli interessanti, dove comunque abbiamo coniugato questo aspetto infografico, è stato il Grand Tour, quindi raccontavamo i viaggi dei grandi protagonisti della storia,
mappando e tracciando il loro percorso, quindi anche l'altimetria delle città che toccavano, ed è stata una rubrica che comunque è andata avanti all'interno dell'arco del giornale. Quindi c'è un'infografica applicata anche alla moda, mostrando i processi di realizzazione degli oggetti, dei prodotti, infografica anche l'oroscopo, all'inizio l'abbiamo tracciato un po' in maniera infografica, così come gli inserti pubblicitari, quindi questo speciale sugli orologi. Ed è stata anche l'occasione per sperimentare un po' questa nuova forma di linguaggio. Lo è stato attraverso questa rubrica, la nome letteratura grafica, dove si è cercato di raccontare, di rimappare racconti letterari. Quindi abbiamo fatto con Borges, racconti letterari ma anche opere teatrali, quindi questo era il lungo pranzo di Natale di Thornton Wilder, dove si tracciavano tutti gli spostamenti degli attori sulla scena, oppure ad esempio Il piccolo principe o Stand by Me di Stephen King, quindi mostrando le relazioni tra i protagonisti, tra gli oggetti all'interno del racconto narrativo. Quindi è stata, diciamo, un'evoluzione dal punto di vista visivo innanzitutto, quindi ci siamo mossi all'interno di questo spettro dove magari da un lato c'è l'estetica, da un lato c'è l'informazione, comunque estetica potrebbe essere anche comunicazione, quindi forma, e dall'altro il contenuto. Diciamo che la soluzione vincente erano quelle che si posizionavano al centro di questo spettro, quindi avvicinandosi a un estremo, troppo a un estremo oppure all'altro, comunque il lavoro perdeva di interesse, secondo me. Quindi è stata un'evoluzione visiva, ma è stata un'evoluzione anche processuale dentro la redazione, quindi vi è stata la consapevolezza da parte del direttore, da parte di tutta la redazione, a creare quasi un team di lavoro con degli attori che comunque variavano a seconda del progetto, che coinvolgeva un information designer, un giornalista e un illustratore, qualora ci fosse necessità nella fase di progetto di introdurre dell'illustrazione. Quindi, siamo arrivati ora a 37 numeri. Ecco, quello che definisco un po' l'effetto infografica, secondo me siamo stati anche un po' fortunati, perché abbiamo spinto su questo aspetto in un momento in cui comunque il mercato era pronto, e quindi abbiamo visto in questi 2 anni, su internet, comunque sugli altri giornali, allo stesso tempo una diffusione del concetto di infografica, quindi spesso un abuso, ma comunque diciamo che l'infografica è passata da grafico complementare al testo a vera e propria alternativa alla lettura lineare, no? Quindi siamo arrivati, diciamo, a un punto col numero 34, quindi dopo 3 anni e 33 numeri, in cui abbiamo cercato di rilanciare il giornale, non dico rilanciare, ma comunque di ripensare. E l'abbiamo fatto per 3 motivi sostanzialmente, per 2 motivi. Innanzitutto abbiamo rivisto il concept, quindi il era nato come, e si chiamava Intelligence in Lifestyle, quindi era nato come un giornale di lifestyle. Dopo 3 anni è riuscito, secondo me, a spiegare che ora l'attualità è il nuovo lifestyle. Quindi è un passaggio di concept molto importante, quindi perché il nuovo Il si concentra soprattutto sull'attualità. Un secondo motivo per cui è stato rivisto, comunque è stato riprogettato il giornale, sostanzialmente è per una riduzione di pagine. Quindi questa riduzione di pagine, che ci ha portato da una fogliazione di 180 pagine media a una fogliazione di 100 pagine, ha reso necessario ripensare la struttura del giornale. Quindi in questo momento abbiamo abbandonato un po' l'idea classica dei servizi all'interno del giornale, quindi quello che prima era il corpo centrale, incontri, valori, tendenze, emozioni del giornale, l'abbiamo spostato all'interno di 2 sezioni, quindi il World Report e il World Agenda. Il World Report, che a sua volta unisce Green Report, lo vedremo nelle successive slide, unisce Green Report e Global Report, e abbiamo creato un giornale formato da moduli, quindi sono tutti sezioni modulari che si compongono, si dilatano, si restringono a seconda del carico della fogliazione, perché comunque, diciamo, la fogliazione di Il dipende, essendo un supplemento di un quotidiano, dipende nel maggiore dei casi dal carico pubblicitario che viene raccolto. Quindi abbiamo dovuto ripensare il progetto grafico in vista appunto del cambiamento di concept. E diciamo che se con il vecchio Il ci posizionavamo
all'interno di questo spettro molto più vicini al vintage, l'operazione che abbiamo cercato di fare è stata quella di raffreddare il giornale, quindi far vedere che il giornale puntava di più sul contenuto e come appunto la forma si adeguava appunto al contenuto, cioè c'era una forte commissione tra forma e contenuto. Quindi io ho definito un po' la freddezza, quindi questo aspetto tra interfaccia e vintage, quindi quasi come fosse una nuova grafica molto più fredda, molto più rarefatta, più vicina appunto al contenuto stesso dell'informazione. Ecco, una delle poche cose che è rimasta comunque uguale nel nuovo progetto, anzi l'abbiamo estremizzata maggiormente, è la griglia. Inizialmente il è stato progettato su questa griglia, disegnata da Carghess nel 62, ed è una griglia composta da un quadrato di 58 unità, e 58 è un numero magico, diciamo, che può essere diviso per 2, 3, 4, 5, 6 colonne, mantenendo sempre 10 punti di spazio tra le varie colonne. Quindi sfruttando la separazione delle colonne e la tipografia abbiamo creato le diverse sezioni del giornale. Tipografia che è stata cambiata, quindi abbiamo inserito caratteri disegnati da Chris Soversby di ClimType, il Founders, di cui sta disegnando anche un carattere da testo, un carattere molto black, mixato con un serif che è sempre disegnato da lui, un Tiempos. La novità sostanziale è stata il logo. Abbiamo lavorato con Christian Schwarz per quanto riguarda il logo, queste sono alcune idee iniziali, quindi il tentativo era quello di schiacciare, quindi lavorare molto schiacciando la proporzione della I e della L, e io mi ricordo ad esempio quando stavo parlando con Schwarz all'inizio, chiedendo un preventivo così per il logo, lui mi fa vabbè ma sì, una I e una L è una cosa velocissima, non lo facciamo. E poi comunque si è fatta molta fatica, perché comunque è veramente difficile disegnare una I e una L che siano magari uniche, che funzionino veramente. Quindi questo è solo un terzo step di prove che alla fine aveva realizzato, quindi ho cercato di condensare. A me piaceva molto anche la versione 10 perché era molto infografico, quindi era una sorta di piccolo istogramma. E alla fine il logo definitivo che è stato approvato era questo, e anche questo è stato, diciamo, disegnato e strutturato sulla griglia, quindi colonna 0,5 da 4. Ovviamente poi sono le diverse proporzioni e dimensioni del logo, quindi ovviamente ridisegnato a seconda della grandezza dove andare, quindi lavorando sulla spaziatura e sulle terminazioni del carattere. Ecco, velocemente, vorrei mostrarvi cosa è cambiato in ogni sezione, quindi la cover, questo era il primo numero, in cui appunto avevamo cercato di unificare tutti gli strilli in questo box verticale che contenesse la testata, il logo del sole, la scritta Intelligent Lifestyle, e l'intervento, quindi spostandosi di più verso l'attualità, la copertina deve essere molto più flessibile, quindi quasi da news magazine, quindi che poteva prestarsi a un'elaborazione grafica, che poteva avere una foto non più a tutta pagina ma comunque magari incorniciata, non al vivo, quindi si prestasse a diverse soluzioni. E il problema è che comunque, legandosi all'attualità, c'è anche un rischio maggiore che le copertine saltino o che non vadano in stampa. Ed è il caso di questa cover story che hanno fatto sulla rivoluzione. Questa era una copertina che a me piaceva molto perché comunque inseriva un po' l'idea infografica in copertina, quindi faceva capire che era cambiato qualcosa. Realizzata con lo studio La Mosca di Barcellona, sempre sul tema rivoluzione avevamo provato altre copertine più fotografiche. Solo che poi, in quel caso, con gli avvenimenti dell'ultimo minuto, si è poi deciso di cambiare copertina, spostarsi sulle alluvioni, quindi cambiare il proprio tema, e quindi era saltata. Ecco, una delle parti che sono state cambiate maggiormente, una parte nuova comunque, il World Report, che come dicevo prima unisce quello che era il vecchio Global Report e Green Report, che avevano una struttura, un layout simile, ma cambiavano argomenti, quindi il Green Report era lifestyle, o meglio, partendo da una notizia, cercava di raccontare uno stile di vita, e Green Report si spostava di più verso l'aspetto della sostenibilità, dell'ecologia. Il World Report le unisce,
perché appunto vi era la necessità di condensare, e si struttura con un doppio livello di lettura, quindi le bande verdi green e il resto, la parte rosa, global report, raccontando un flusso che comunque continua dall'inizio alla fine, e la struttura continenti che esisteva nel primo progetto l'abbiamo mantenuta, quindi orizzontalmente c'è uno stacco e un salto di continente. È interessante perché lavorando con queste bande verdi si crea e si cerca di dare il ritmo alla sezione. Ecco alcuni esempi di pagine. Quindi l'introduzione, abbiamo abbandonato quello che una volta era il colonnino alto orizzontale per abbracciare questo nuovo colonnino interno verticale, che è un colonnino di servizio che c'è sulle singole pagine, inseriamo piccoli grafici, altre piccole notizie. Quindi sono pagine, ci sono anche pagine dove questa banda verde si allarga, come in questo caso. Quindi foto in bianco e nero, ma quando comunque viene un forte racconto di impatto, comunque l'utilizzo della fotografia è a colori. Abbiamo disegnato delle mappe per questa sezione, quindi uno stile di mappe e uno stile appunto per tutte le piccoli grafici e le infografiche. La cover story cerca sempre di continuare la linea grafica o fotografica della copertina, come ad esempio in questo caso, come nel caso precedente appunto che abbiamo visto, l'interno era una sezione sempre realizzata in collaborazione con la Mosca che mixava illustrazione e infografica sul tema delle rivoluzioni, quindi tutte le rivoluzioni del 2011, le altre rivoluzioni della storia, quindi rivoluzione scientifica, tecnologica, oppure 3 secoli di rivoluzione raccontati attraverso questa doppia pagina infografica. Ecco un altro esempio, abbiamo un po' cercato di introdurre l'infografica, anche se poi non è proprio una vera infografica. Questa interpretazione del concetto di coesistenza che si crea unendo economia, filosofia e società, che a loro volta generano dei sottoinsiemi e creano delle aree dove si inseriscono dei concetti. È stata una mappa per raccontare il concetto di coesistenza e quindi è stata poi una mappa di orientamento all'interno di tutta la sezione della cover story del giornale. Quindi la prima parte che parlava di società, economia, filosofia, e piccoli testi che parlano dei vari concetti intermedi. La parte centrale del giornale, queste sono alcune slide del primo progetto di Hill. Quindi dove si vede maggiormente il riferimento ai giornali popolari che erano gli anni 60, 70, quindi epoca, l'Europeo, l'Espresso, quindi l'uso di questo condensed molto nero, la titolazione molto black. L'operazione che è stata fatta appunto è stata di rarefazione, quindi quello che dicevo prima, i vari moduli del giornale e l'estremizzazione della griglia si vede ad esempio in questa pagina dove la banda bianca che si ricava dal quadrato della griglia viene utilizzata per la navigazione all'interno del giornale e ogni sezione ha un'apertura che è una pagina monocromatica. Questa è la sezione macro, è forse quella che si avvicina di più alla concezione classica dei servizi, quindi con foto grandi, emozionanti, ma è anche una sezione dove l'infografica arriva a essere un po' allo stesso livello del testo, quindi c'è una, mentre nel vecchio Hill magari c'erano dei picchi, nel nuovo Hill l'infografica si mantiene come una costante, come ad esempio, soprattutto nel macro, come vediamo in queste pagine, la fascia sopra che è sempre grafici, illustrazioni, infografiche e poi tutti questi box di testo e apparati secondari che si uniscono al testo. Quindi quasi come se fosse una sezione dove è stato introdotto maggiormente il concetto di lettura non lineare. Velocemente le altre sezioni, ad esempio il dossier. Il dossier ha un topic, quindi una tematica, in quel caso era gli sperperi, per i fiumi, i seminatori, quindi ogni volta si sceglie un tema e il dossier è molto classico, quindi un'impaginazione molto standard. Quando la fogliazione lo permette, abbiamo la possibilità di inserire un reportage, quindi raccontare una notizia solo attraverso le immagini. Questo era raccontava la Fukushima quotidiana, comunque altri esempi, quindi questo popolo che è stato in Siberia, che è stato spostato perché la Gazprom doveva scavare per
interrare dei gasdotti, oppure un altro reportage sulla situazione in Africa. La sezione della moda sostanzialmente non è variata, quindi l'idea iniziale di Hill era quella di ambientare i servizi di moda all'interno di realtà industriali, poiché è comunque il supplemento del Sole 24 Ore, quindi si è lavorato ancora su questa concezione della moda. Velocemente la World Agenda, che prima era la Global Agenda, quindi racconta i fatti del mese attraverso personaggi e protagonisti, ha subito una piccola variazione formale, diciamo, si è un po' allineata a quello che è il World Report, quindi foto in bianco e nero, ma anche quando ci sono i servizi a colori, una struttura molto modulare e il colonnino verticale di servizio che comunque introduce curiosità o piccole notizie. Ecco, la novità di Hill è stata la sezione Rane, una sezione culturale che si riprende, una sezione culturale ma un po' l'ala, diciamo, perché Mariotta ha definito l'ala un po' anarchica del Sole 24 Ore, quindi del Domenicale del Sole, quindi il tentativo era di ispirazione ai vecchi giornali di inizio Novecento, quindi giornali futuristi, in particolar modo alla Acerba che aveva un piccolo titolo, qui non si canta al modo, un piccolo sottotitolo, qui non si canta al modo delle, allora da lì l'introduzione di Rane come un giornale dove si può parlare fuori dal coro, si può fare chiasso. L'idea fin dall'inizio è stata quella di creare un giornale a parte all'interno di Hill, quindi si è lavorato su una testata indipendente, una tipografia condensa indipendente dal resto del giornale e lavorando appunto tanto su tipografia o illustrazioni, come in questo caso una illustrazione di Francesco Muzzi, che è qui, che insieme a tutti anche altri ragazzi, Davide Mozzi, eccetera, ha collaborato alla realizzazione di questo progetto grafico, quindi illustrazione, ma anche infografica, schemi, mappe, diagrammi. Ecco, queste sono alcune pagine. E anche qui appunto si fa forza su questi grafici. Quindi ce l'abbiamo lasciati con questo grafico. Il concetto che un po' vorrei cercare di esprimere è stato, abbiamo appunto subito una crescita, un potenziamento dell'infografica all'interno del giornale, dal numero 34 comunque. Anche da un po' di numeri precedenti, comunque l'infografica è stata una costante, quindi se c'è stato questo effetto iniziale, comunque attualmente, anche per la diffusione di tantissime infografiche sul web, ci stiamo muovendo comunque con una costante. E quindi secondo me c'è spazio in Hill, o comunque anche negli altri giornali, per capire cosa c'è adesso, cosa viene dopo tutto questo boom dell'infografica. Quindi capire quella che un po' sarà l'infografica 2.0. Quindi è questo l'obiettivo, secondo me, che si devono dare un po' l'editoria, ma non solo, nei prossimi 2 anni. Quindi stiamo assistendo a questo boom, ma secondo me adesso abbiamo un po' raggiunto l'apice, bisogna cercare di spostare l'asse. Potrebbe essere spostando verso l'informazione, ed è quello che faremo un po' cercheremo di fare nei prossimi numeri di Hill. Concludendo, quelli che sono stati un po' i nostri punti di forza, innanzitutto l'essere in grado di reinventarsi sempre, reinventare la nostra professione, lo è stato un po' per me perché comunque sono arrivato da un percorso di uno studio di design in una redazione, quindi è stata una nuova esperienza, l'approccio con i giornalisti, comunque la vicinanza con un direttore che comunque non ragiona come un art director di uno studio di design, ma ragiona come un direttore, quindi con una focalizzazione sul giornalismo e sull'idea giornalistica, che è stata fondamentale, è stata una grandissima esperienza per me. L'abilità, secondo me, di riflettere nel corso dell'azione, perché è fondamentale arrivare a un punto, però comunque tornare indietro e domandarsi sempre se quello che si sta facendo comunque è nella direzione giusta, se ci sono altre strade. Questo è stato fondamentale in questi anni di Hill, quando comunque rimettevamo in discussione la storia di copertina la mattina prima della chiusura, quindi questo è stato un po' lo sclero di tanti, ma comunque la bellezza di Hill, perché era comunque un giornale vivo, un giornale che stava al passo con l'attualità, e fondamentale la passione, secondo me, per il nostro lavoro, perché
cioè dobbiamo divertirci, se non ci divertiamo lavorando comunque non riusciamo a esprimerci, perché secondo me è importante, almeno per noi, parlare col lavoro che facciamo e quindi focalizzarsi sul prodotto e cercare di realizzare un prodotto che comunque funzioni ed è l'espressione magari della volontà corale della redazione. Diciamo che comunque è andata abbastanza bene, perché comunque abbiamo ricevuto un buon feedback dei premi internazionali, vedremo cosa sarà con il nuovo progetto e niente, vi ringrazio dell'attenzione. Ma il target del giornale, secondo me siamo stati abili noi a spostarlo, perché inizialmente, mi ricordo in una prima riunione, il target del giornale doveva essere il commercialista di provincia. Questa era l'idea iniziale del Sole, quindi il giornale doveva essere un'altra cosa, doveva essere un autospendit, quindi doveva portare nuovi inserzionisti al Sole. L'ha fatto con una concezione nuova di giornale, quindi non è un giornale verticale, non è un maschile, quindi i maschili di solito hanno auto, donne, non ci sono queste cose in Il. Quello che ha cercato di lanciare Il era un nuovo concetto di giornale, quindi un giornale più orizzontale, era un maschile ma piaceva anche alle donne, quindi era un inserto, è un inserto del Sole 24 Ore, ma comunque piace a un target giovane. E quindi secondo me quello è stato un altro punto di forza, di l'abilità di, vabbè, più o meno fare quello che comunque volevamo fare, avevamo in testa, e comunque anche l'idea di comunque creare una redazione giovane, è chiaro che una redazione giovane non può fare un giornale per un target, che era l'obiettivo degli inserzionisti, o meno dell'assistente, del gruppo pubblicitario del Sole. E comunque cioè è stato apprezzato questa volontà di cercare di allargare e ampliare il target del giornale. Ma intendo che, secondo me, diciamo, la professione dell'information designer è un buon mix di quello che è l'abilità visiva, l'abilità nel campo del design, ma anche l'aspetto giornalistico. Quindi va verso l'informazione, diciamo che forse come un po' questa grafica che si è voluto fare rarefatta, quindi che si avvicina di più al contenuto, potrebbe esserlo anche l'infografica, potrebbe esserlo magari cercando di andare al di là della carta, potrebbe esserlo in tanti modi, ma secondo me dovrebbe essere più focalizzata su dare le informazioni in maniera ancora più, non fredda, ma comunque più precisa, ovviamente sempre in un'infografica c'è una percentuale di interpretazione. Diciamo, l'operazione che è stata fatta in queste doppie pagine, perché ad esempio stavamo parlando, eravamo all'interno di un magazine, comunque queste doppie pagine non potevano essere fredde come infografiche su un annual report, ma comunque dovevano introdurre un concetto di entertainment, comunque dovevano essere appealing, coinvolgenti. Per far passare anche una certa tipologia di linguaggio. Secondo me si può estremizzare ancora di più, cioè può essere veramente un'alternativa al testo scritto, che poi è quello che ha fatto il New York Times. Bisogna capire come si può, con quelle infografiche super minime, o comunque con quelle infografiche molto magari difficili, con un accesso non così immediato, si può lavorare su quello, secondo me, sperimentare anche in quella direzione. Però comunque con la consapevolezza che non si sta magari facendo comunicazione, ma si sta facendo informazione. Quindi magari se la comunicazione è più appealing, è più spostata verso il marketing, è più spostata a cercare di far passare, vendere un concetto, l'informazione magari è più oggettiva, è più fredda, più legata alla realtà. Ma lo può essere in tanti modi. Sicuramente la chiave non è quella di replicare un giornale con un supporto cartaceo su un altro supporto. Ovviamente si ha un cambio di supporto, ma comunque
magari non sia un cambio di contenuto. Quindi fondamentale secondo me prima di tutto è l'idea giornalistica, l'idea del prodotto, quindi questo è fondamentale, che funziona su carta ma funziona su iPad. E poi la rivisitazione del supporto comunque può sviluppare nuove forme di creatività anche all'interno di questo supporto. Non so, cioè secondo me funziona molto anche l'infografica su iPad, ovviamente vi è molta più interazione. Non ci sono secondo me casi, magari a parte, non so se avete visto la versione iPad di Eureka, che secondo me è stata una delle applicazioni più molto interessanti anche dal punto di vista infografico. Spesso si cerca di portare su iPad la sensazione della carta, forse secondo me questo è sbagliato. In quel ragionamento appunto che dicevo prima, vintage, un'interfaccia, io mi sono accorto come ad esempio nel primo progetto di Hill guardavamo molto di più appunto le riviste anni 60, anni 70, e in questo progetto guardavamo molto anche le applicazioni, cioè c'era quasi le applicazioni o comunque anche i siti, quindi c'era quasi un ribaltamento, quindi non lo so, mi domandavo anche se non ci fosse anche questo ribaltamento all'interno della grafica, quindi se prima il web guardava la grafica stampata, adesso se è veramente la grafica stampata che guarda al web, e quindi se è veramente questo spostamento nell'asse. Sono tutti dubbi che un po' mi ponevo in questi giorni. Beh, certo, sarebbe molto bello. Tu consideri, al New York Times sono 12 persone e in quella redazione Steve Duenes, che è un po' responsabile, è l'unico che ha studiato grafica. Quindi nella redazione infografica del New York Times sono tutte persone che hanno un approccio completamente diverso. C'è chi ha studiato sociologia, chi ha studiato statistica, chi ha studiato cartografia, quindi nessuno ha studiato grafica. Infatti quando... è stato interessante quando li ho incontrati e gli ho detto, beh, ok, ma avete comunque uno stile che cioè, è inconfondibile, quello, no? E la risposta è stata quella, sì, certo, perché comunque prima c'era una persona che era un designer e noi abbiamo continuato a copiare quello che aveva fatto quella persona, quindi abbiamo mantenuto quello stile. E sarebbe bello, comunque, beh, non bisogna avere le risorse per far quello e soprattutto, ed è quello un po' anche che dicevo più verso l'informazione, deve passare un concetto che l'infografica è ben oltre, come adesso vediamo sui quotidiani, che comunque complementerà il testo, o ben oltre queste doppie, dove comunque non c'è un vero e proprio investimento giornalistico sulla pagina, quindi che è vero e proprio giornalismo comunque, questo è fondamentale secondo me. Molti considerano il data mining questo fenomeno giornalismo tecnologico. Certo, ovviamente devi sempre considerare che anche nel raccontare i dati c'è una forte manipolazione, forse ancora di più all'interno di un testo, perché tu fai passare magari come oggettivo una cosa che invece di solito un grafico magari è più oggettivo di un testo, però ovviamente spostando gli assi o cambiando le scale o comunque riesci a far passare anche un messaggio che magari è contrario di quello che raccontano veramente i dati, quindi è sempre anche questo aspetto da considerare. Comunque sì, è un campo molto, molto interessante. Beh certo, infatti almeno le doppie pagine iniziali, quello era un tentativo di raccontare una storia giornalistica attraverso i dati, quello che dicevano un po' il mix tra grafica e giornalismo, perché da un lato c'è la forma, il contenuto, comunque da un lato c'è i dati e bisogna dare a questi dati una storia, bisogna raccontare una storia giornalistica attraverso i dati, quindi spesso si parte per fare queste pagine partiamo spesso dal titolo, quindi qual è l'idea della pagina, cosa è che vogliamo raccontare con questa pagina. E, ovviamente adesso l'accessibilità ai dati è molto, molto facile, comunque si possono recuperare database completi, comunque anche attendibili della FAO per esempio, e la difficoltà sta appunto nell'accedere a questi, nell'accedere nel senso di trovare quelli che sono i metadata, quindi che ci permettono di organizzare la storia, di raccontare la storia, di dire quello che vogliamo dire. Quindi quella è un po' la difficoltà, non tanto nel trovare i dati, ma nel trovare all'interno di tutti questi dati quelli giusti che ci servono per dire il concetto che abbiamo in testa.
Certo, quello infatti è un rischio. No, il tentativo, beh, è sempre quello magari di alzare sempre un po' l'asticella che dicevamo. Comunque quello lo puoi fare perché magari anche il pubblico è comunque più istruito a vedere, cioè più abituato a vedere dati, quindi a leggere queste pagine. Certo, infatti, secondo me l'infografica perfetta non esiste, perché comunque non si potrà mai raggiungere la chiarezza totale, comunque raccontare tutti i dati, è sempre una sorta di compromesso. Comunque l'attenzione deve essere sempre focalizzata appunto sull'idea, almeno quando si parla comunque di un infografico per un magazine, per un quotidiano, sull'idea giornalistica. Sì, la rido perché c'è arrivato il direttore di Ilva. E Walter insiste sempre sul fatto che, da un senso della leggibilità, usiamo sempre caratteri troppo piccoli e non si legge. No, abbiamo, diciamo, lavorato su macro, questa sezione, cercando di appunto introdurre un po' questo tema della lettura, non lineare, apportando piccoli box, piccole parti, complementari al testo. Raccontare una storia in un testo, una storia parallela in un altro testo. Quindi macro, quella parte scientifica del giornale, ha cercato di introdurre a volte più, a volte meno, un po' quest'idea di, partendo dall'infografica, di lettura non lineare. E allo stesso tempo anche l'infografica che si colloca un po' mappe, tabelle, schemi, che si collocano a pari livello del testo, e quindi magari una storia inizia in un testo, poi continua in un grafico. Quindi questo è stato un po' il tentativo in macro. Poi, vabbè, diciamo che anche appunto sul carattere abbiamo lavorato con Sowasby, disegnando un carattere. Infatti si nota la differenza dal primo numero, quando non era ancora stato implementato, ai numeri successivi, dove abbiamo lavorato su un carattere da testo, dove è stata aumentata la spaziatura, sono state chiuse un po' di più le terminazioni del carattere per aumentare appunto la leggibilità del testo. Però diciamo l'operazione appunto di lettura non lineare è stata sviluppata di più, o il tentativo di sviluppare di più in questa parte di macro, perché diciamo la cover story, le altre parti del giornale sono molto più narrative, comunque una struttura più classica del giornale, e quindi riprende un po' appunto la lettura normale a colonne, classica dei giornali. Sì, perché sì, c'è scritto il maschile perché la testata è stata registrata con il maschile inizialmente. È rimasto solo nel colofon per valore legale. Comunque il tentativo appunto è quello che abbiamo spostato dal giornale verticale maschile a mensile anche d'attualità, quindi l'idea è un po' un settimanale che esce una volta al mese, quindi che affronta l'attualità in una maniera differente.